Bentrovati amici di Solo Lecce che ci seguite su YouTube, è tornata a 10 la trasmissione che intervista i grandi sportivi del calcio giallorosso. Oggi però 10 si sdoppia, quindi 5 Max Tonetto e 5 Rodolfo Giorgetti. Grazie di essere con noi. Grazie a te Matteo. Ciao, buongiorno a tutti. Poi vi spiegheremo alla fine perché sono qui a Lecce, quindi seguiteci fino all'ultima domanda, che questa volta non saranno 10 ma saranno 5 sdoppiate con 10 risposte. Allora, innanzitutto è un piacere ritrovarvi nel Salento, vuol dire che siete rimasti affezionati a questa terra che vi ha dato tanto anche, penso, dal punto di vista sportivo e calcistico. Ma partiamo appunto da quello che è stata la vostra esperienza qui, i ricordi e quello al quale siete più affezionati nella vostra esperienza con la maglia del Lecce. Beh, io ho fatto 4 anni, devo dire ricordi piacevoli, veramente tanti, una tifoseria sempre calda, sempre molto vicina alla squadra, un ciclo, quello legato alla famiglia Semeraro, credo purtroppo irripetibile, però insomma accompagnati da una grande società abbiamo raggiunto dei grandi obiettivi, la permanenza tutti gli anni in Serie A, siamo tornati in Serie B un anno, poi siamo subito ritornati in Serie A e ricordi piacevoli, ripeto, veramente tanti. Forse il più bello è proprio legato alla promozione in Serie A, quel Roma-Palermo in cui lo stadio, e Lecce-Palermo, lapsus, in cui sempre giallorossa, sì, dai, in cui lo stadio completamente gremito di tifosi nostri, insomma, ci hanno accompagnato verso la promozione. Fu veramente una bella serata, anche complice il gemellaggio dalle due squadre. E Dodo, invece il tuo? Quello che lega me e Max è questa passione per questa terra, per quello che ci ha dato, per quello che ci ha trasmesso, a prescindere dagli obiettivi raggiunti. Cioè, abbiamo trovato subito un calore devastante, proprio in questa piazza ci fu una presentazione con un seguito incredibile, perciò è un piacere quando ritorniamo qua, è un piacere poi, come diremo più avanti, organizzare qualcosa qua. Questo è sicuramente un bel messaggio e una bella dimostrazione di affetto nei confronti del nostro territorio. Nel corso della vostra esperienza, due ragazzini, erano proprio due sbarbatelli, si affacciarono al calcio che conta. Stiamo parlando di Mirko Vucinic e Valery Bocinov. A distanza di anni, voi che cosa ricordate di quei due ragazzi che con i vostri assist fecero i primi gol in Serie A? Beh, due talenti purissimi, due storie diverse tra di loro, perché insomma Mirko è riuscito a fare qualcosina in più rispetto a un Valery che invece ha avuto tanti infortuni nella sua carriera, però insomma ricordo che uno ha esordito a 16 anni in Serie A, uno tra i più giovani debuttanti nella massima serie, l'altro aveva 17 anni quando l'ho conosciuto. Devo dire che insomma potevano secondo me fare anche di più, perché comunque visti i mezzi da vicino avevano le possibilità e le capacità per fare anche di più di quello che hanno fatto, però insomma alla fine si sono ritagliati le loro soddisfazioni e devo dire che oltre a loro comunque c'erano anche tanti altri talenti che li accompagnavano, che comunque il vivaio del Lecce offriva, insomma tanti giocatori sono usciti da qui perché, ripeto, comunque c'era una gestione fatta in un certo modo. Ecco, a proposito di gestione, cosa ti ricordi di quella nidiata di ragazzi che poi hanno fatto grande carriera in Serie A? Io mi ricordo che al giovedì non potevamo fare le partitelle contro la primavera perché erano troppo forti e si alzava un po' troppo il livello d'allenamento, eravamo costretti ad andare a ricadere sugli allievi, perché quella primavera che poi vinse lo scudetto, era una primavera che dove c'erano talenti puri, e Valery e Mirko erano due giocatori che già allora si poteva prevedere che sarebbero arrivati a livelli importanti. C'erano anche Graziano Pellè, altri giocatori che hanno fatto. C'erano in tanti. Però parlando del presente, purtroppo oggi il presente si chiama Lega Pro, non è più la patinata Serie A, e come lo vedete Lecce, lo state seguendo, che cosa sta accadendo in queste ultime settimane un po' particolari? Beh, devo dire che seguo poco il calcio in generale, penso che quella è la cosa più bella, come sempre dico, l'ho già fatta, quella di giocare. Sì certo, comunque le notizie arrivano e
spero sempre insomma che Lecce possa tornare nel palcoscenico che conta. È sempre un campionato complicato e difficile, soprattutto se pensiamo al periodo storico, insomma la Lega Pro è veramente complicata da affrontare. Quest'anno poi ci sono tante squadre comunque di grande blasone, vincere non è mai facile, quindi speriamo che Lecce possa tornare piano piano nel calcio che conta. Io seguo un po' di più perché sono nel calcio, sono collaboratore di Zauli, perciò sono venuto anche da avversario con la Reggiana, con il Lecce, seguo il Lecce perché mi unisce, il mio cuore è unito a questi colori e per quello che abbiamo passato. So che è un campionato difficilissimo, purtroppo saremo destinati ai playoff, ma spero vivamente che il Lecce ce la possa fare in un piccolo campionato che sono quelli dei playoff, dove le insidie sono veramente tante. E le squadre quest'anno saranno veramente di altissimo livello, possiamo chiamarla una mini serie B in un mese. Adesso di che cosa vi occupate? Beh, io ho aperto un centro sportivo 3 anni fa a Roma, a Casalpalocco, dove tuttora vivo, e non riguarda il calcio, quindi tutto quello che concerne lo sport, a parte il calcio, e insomma le cose funzionano, anche se comunque ci vuole sempre grande sacrificio per stargli dietro. Per il resto, quando posso, viaggio. Quindi diciamo sempre nell'ambito sportivo, magari anche con i giovani, esatto, sì. Lontano però dal mondo del calcio professionistico. Sì, molto lontano. Io come ti dicevo, hai detto già. Sì, sono uscito da un'esperienza devastante della Lega Pro a Teramo, dove abbiamo avuto il doppio esonero, perciò un'annata sicuramente da dimenticare, e con la speranza che quella che verrà sia sicuramente migliore e fruttifera. Ma adesso sveliamo quello che abbiamo anticipato all'inizio del nostro incontro. Perché siete a Lecce? Che è la domanda che tanti si fanno, anche sui vostri social spesso e volentieri compare una localizzazione qui a Lecce insieme al vostro compagno di squadra e amico Cevanton. Chi di due ci vuole dire qualcosa? Può cominciare Dodo. Vai. No, praticamente più Max è l'organizzatore, io sono un po' dietro le quinte. Stiamo cercando di organizzare un evento che si svolgerà a Nardò il 17 giugno, è abbinato a una pagina Facebook dove dei ragazzi hanno creato una pagina veramente che ha suscitato un interesse devastante, si chiama Serie A Operazione Nostalgia, dove ogni anno si organizza un incontro di tutti i fans di questa pagina, che sono circa 500.000, e quest'anno abbiamo scelto insieme a questi ragazzi il Salento, e la partita si svolgerà a Nardò il 17 giugno. E sarà sicuramente una bella festa dove verranno ricordati tutti i giocatori, e ci saranno partecipare tutti i giocatori degli anni 90, 2000, insomma, della nostra epoca. Della vostra epoca. Qualche nome, qualche anticipazione, Max, che ha detto che tu sei quello più addentro nell'organizzazione. Ma sì, ci stiamo collaborando, abbiamo creato un bel team, per cui insomma non è facile organizzare, come dicevo prima, molto più semplice giocarla una partita che non organizzarla, soprattutto in questi termini, poi quando si è lontani e si raggiunge insomma Lecce saltuariamente è sicuramente più difficile, però insomma ci stiamo avviando verso quella che spero sia una bella festa per tutti. L'abbiamo fatto lo scorso anno ad Ostia sul litorale romano, è venuto veramente bene, perché vedere tanti tifosi accomunati soltanto dall'unica passione che è il calcio e la nostalgia in questo caso, a prescindere dalla maglia, è stata veramente un'esperienza stupenda. È ovvio che insomma noi ci colleghiamo soprattutto a quelli che sono stati i nostri ex compagni e comunque tuttora amici, per cercare di portarli a fare questo evento, quindi riguarda essenzialmente ex compagni di squadra e, ripeto, ed amici. Adesso abbiamo annunciato proprio oggi Simone Perrotta, che insomma dovrebbe essere con noi, quindi comunque partiamo forte. Campione del mondo. Campione del quindi mondo, ha sì. Voglia che partire forte. Allora, questo è sicuramente un appuntamento, dovete segnare sui vostri telefoni, agende, tutto ciò che volete. Noi Solo Lecce sicuramente lo seguiremo con grande attenzione, anche se in quel giorno speriamo di parlare anche della vigilia di un appuntamento un po' più importante, permetteteci di dirlo. Il 18 giugno c'è la finale playoff in programma a Firenze, speriamo, ecco, di essere protagonisti in quell'occasione, ma non mancherà la nostra attenzione per la vostra partita. Io grazie.
Non posso che ringraziarvi per avermi concesso questa intervista. Grazie a te, Matteo. Grazie veramente, grazie a voi, e per me è stato un piacere. Vi do l'appuntamento alla prossima puntata di 10. Per Matteo Bottazzo da sololecce.it è tutto, buon proseguimento, grazie. Ciao a tutti. Ciao.